Comunque sia, da qui, grazie a una vista acuta e uno spiccato senso di osservazione, non c'è niente che possa sfuggirci! Oh, non mi sento bene! Esatto! Noi non ci perdiamo mai niente da qui, dalla più minuscola imbarcazione alla... sì, sergente Ravani? Dietro di lei? Ma tu guarda! Joe e Anna si dirigono in mare aperto su una mongolfiera con motore a reazione. Sergente Ravani, riesci a vedere dove sono? No, Sam. Andavamo troppo veloci. Andrò verso il mare aperto e controllerò la zona. Pronto a fornire supporto dal Wallaby 2. Sergente Ravani, si diriga in direzione sud e Tom, tu cerca verso nord. Ricevuto, Capitano Steele. Tieniti forte, Anna! Abbandonate la mongolfiera! Contatto visivo ottenuto. Trasmetto subito le coordinate. Scendo a prenderli. Aggrappatevi a questa corda! Ben, porta Titan sull'isola di Pontypandy in fretta o ci ritroveremo a gestire un incendio enorme. Sto andando! Ma non c'è nessuno con me che possa attivare i cannoni ad acqua. Lascia fare a me! Credo di avere il pompiere che fa il caso nostro. State calmi e restate dove siete, ragazzi! Stiamo arrivando! Ok, Sara! Adesso assicurerò la mia corda alla roccia! E ora ti stringerò questa fascia intorno al corpo! Ok, Norman. La corda è assicurata. Adesso ti calerò di sotto. Sei pronto? Mandy, il burrone è troppo ampio! Devo trovare un altro modo per raggiungerti! Resisti, Sam! Veniamo ad aiutarti! Kilo! Oh! Forza, Kilo! Proviamo per di qua! Preparati, Mandy! Attraverserò il pendio! Siamo pronti, sergente Ravani! Kilo, da questa parte!
Grazie mille, sergente. E grazie anche a te, Kilo. Mi dispiace. Stavo cercando la viola del pensiero di Pontypandy. Non avrei dovuto allontanarmi tanto. Io gliel'avevo detto di tornare indietro, zio Sam. Ma certo che l'hai fatto, James. E Mandy, non dovresti mai salire su una collina come quella senza un'attrezzatura e un adulto vicino. Mi dispiace, è stata colpa mia, pompiere Sam. Avrei dovuto fare attenzione. Mi sono distratto per farmi la foto da appendere alla parete della gloria. Lo sapevo che non avresti completato la lista, Mandy. Veramente l'ho fatto, Norman. Ho visto la viola del pensiero di Pontypandy quando Sam e Kilo mi hanno salvata. Ma... Beh, allora dovremmo appendere la tua foto a quella parete. Sì! Ma non sarei mai riuscita a fare quella foto senza di te, Kilo, pompiere Sam. Forse dovreste esserci anche voi. Oh, ho sempre saputo che saremmo diventati grandi amici. Da quassù godrete di una vista fantastica. Non sarà certo migliore del museo del... Immagino che non sarà poi così male. Oh, wow! Hanno preso anche Titan! È davvero strepitoso! Oh! E c'è anche l'elicottero della polizia! Questo è il tour più grandioso di tutti! Oh no! La tavola si sta sgonfiando! Non affondare ancora! Ce l'ho fatta! Ma ora sono bloccato! Non mi piace essere bloccato! Sono qui! Ehi, voi! Da questa parte! Oh, oh. Scusami, uccellino! Ti ho chiesto scusa! Ho capito! Stai proteggendo il tuo nido! Non preoccuparti, me ne starò da questo lato! Oh, però devo far sapere in qualche modo alla squadra di soccorso dove sono! Aspetta un secondo. Ok, adesso dividiamoci. Dobbiamo estendere l'area di ricerca. Nessuna traccia di loro, Penny. Niente anche da quassù. È un'area così immensa. Ehi! Sono qui! Da questa parte! Da questa parte! Un momento. Vedo qualcosa. Che cosa vedi, sergente? L'ho trovato! È James! Ma non posso atterrare per portarlo in salvo! È la stagione di nidificazione, non voglio disturbare gli uccelli! Sam, puoi andare tu! Neptune non può arrivare laggiù! Ricevuto, Penny! Juno è il mezzo ideale! Zio Sam! Avvicinati! James! Fa attenzione, zio Sam! Qui c'è un uccello molto arrabbiato. Non preoccuparti, James. Ti porteremo via da qui in un batter d'occhio. Così lei potrà avere l'isola tutta per sé. Hanno fatto cadere le candele! D'accordo, restate tutti uniti. Meglio chiamare la caserma dei pompieri.
La bestia della montagna di Ponti Pandi ha fatto cadere due candele alle alghe e ha piccato un incendio nel bosco. La bestia della montagna di Ponti Pandi ha fatto cadere due candele alle alghe e ha piccato un incendio nel bosco. Beh, e chi se lo aspettava? Dobbiamo andare subito ad aiutarli. Andate da quella parte! Sto arrivando! C'è anche Bessie! Mettetevi tutti al riparo! Ellie, Penny, prendete le pompe a zaino! Ricevuto, Sam! Ricevuto, Sam! Voi state indietro! È in arrivo una bella secchiata d'acqua! Quello sì che è un bel secchio grosso! Non ci hai spaventato se era questo che volevi, Norman? Hai fatto solo una cosa strana! No, aspetta un momento! Ma quello è proprio il cappello di tua zia Phyllis! Non è vero! Questo è un cappello da pirata! Oh, piano, Prince! Oh, oh, Anna! Mamma! Oh, Prince! Mi è caduto il panino! Ops! Sarà meglio chiamare la squadra di soccorso. Il fantasma di Ponti Pandi Pete ha spaventato un cavallo e ora sta trasportando un carro a tutta velocità con dei passeggeri a bordo. Il fantasma di Ponti Pandi Pete ha spaventato un cavallo e ora sta trasportando un carro a tutta velocità con dei passeggeri a bordo. Ah, questa non l'avevo mai sentita. Oh, adesso ti allaccio al tuo nuovo sedile, Radar. Meglio non mettere la sirena, Elvis. Non vogliamo spaventare di più il cavallo. Sam, Lizzie, penso che avremo bisogno di rinforzi. Ricevuto, Elvis. Vi raggiungerò più in fretta possibile. Sto arrivando anch'io. Rallenta, Prince! Rallenta! Quel cavallo m'ha fermato! Oh no, Penny! Come faremo a salvarli senza spaventare ancora di più il cavallo? Non lo so davvero, Elvis. Che cosa c'è, Radar? Ho l'impressione che voglia uscire. Radar! Speriamo che non spaventi il cavallo. Non preoccuparti, Penny. Radar e Prince si conoscono fin da cuccioli. Sicuramente non lo spaventerà. Scusateci! Oh, sta imitando quello che facevano i cani delle caserme tanto tempo fa. Ovvero badare ai cavalli. Sta tenendo il suo stesso passo e lo sta rallentando. State bene voi due? Sì, ti ringrazio, Penny. Sì, Radar ci ha salvato la vita. We'll be right back.
vincente a Ponti Pandi oggi. Fatto una perfetta piramide di sottoceramica. Oh! Oh no, i miei vasetti. Oh! 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 Santo cielo, santo cielo, santo cielo! Presto, meglio chiamare il pompiere Sam. Un trampolo a molla con motore a razzo ha preso fuoco nel supermercato. Un trampolo a molla con motore a razzo ha preso fuoco nel supermercato e Dilly's Price è rimasta chiusa all'interno. Penny, Ellie, andiamo, useremo Jupiter. Ricevuto, Sam! Non preoccuparti, Norman. La tireremo fuori. Andiamo, andiamo! Oh, spero che la mamma stia bene. Dilys, riesci a sentirmi? Sono qui! Io fermo il trampolo a molla. Voi portate Dilys in salvo. Ricevuto, Sam. Fa attenzione da quella parte. Avanti, Dilys. Mantieni la calma e vieni con me. Mamma! È magnifico! Oh, che bello che sei felice di riabbracciarmi, tesoro. Sì, certo, è grandioso. Ma guarda il pompiere Sam! Devo fare uno scoop! Oh, andiamo! È stato magnifico! Urrà! Norma Price è precipitato dalla teleferica del destino e ora è appeso ad un albero. E anche una mosca nel naso. Penny, tu prendi Venus. Ellen, seguila con l'ambulanza del soccorso alpino. Io vado con Tom sul Wallaby 2. Ricevuto, Sam! È caduto nel fiume! Devo avvicinarmi il più possibile! Ricevuto, Sam! Aiuto! Sì, è sufficiente, Tom! Ora mi tuffo! Sam! Penny, Sam e Norman sono nel fiume! Ricevuto, Tom! Allora proverò a intercettarli a valle! Ora stai calmo, Norman. Vedrai che andrà tutto bene. Non si vedono ancora, Penny. No. Dove saranno? Siamo spacciati! Eccoli che arrivano. Sam! Prendi!
Presa, Penny! Puoi tirarti a riva! Sta bene, Sam. Basteranno una bevanda calda e una buona notte di riposo. Grazie, Helen. E ora facciamo i conti con voi due. È stata un'idea davvero sciocca. Allontanarvi da soli e per di più ignorare anche le norme di sicurezza. Scusa tanto, pompiere Sam. Sono dispiaciuto anch'io. Volevo soltanto essere un eroe alpino. Per un vero eroe la sicurezza è sempre al primo posto, Norman. Andiamo, vi portiamo a casa. Mi chiedo se il capitano Steele avrà bevuto il suo bel tè. Bromwyn stava preparando i suoi snack di fuoco e ha incendiato la trattoria del pesce intero! Presto, signori! Evacuate la zona! Tranquillo, Sam! Vi do una mano! Il pompiere Sam ha bisogno di rinforzi! Allora fatti valere, fratellino! Succede adesso? Venite ragazzi, qui starete al sicuro. Mettiamoci al lavoro. Ricevuto, Sam. State tutti bene? Io sto bene. Sì, sì, stiamo bene. Spegni il gas e io l'incendio causato dall'olio. Ricevuto, Sam. Gas spento, Sam. Grazie, Ellie. Ottimo lavoro. Bene, Bronwyn, l'incendio è domato. Purtroppo non potrai servire subito i tuoi piatti di pesce, ma sono riuscito a salvare questi. Mi dispiace, Sam. So che avrei dovuto controllare i tegami invece di frugare negli scaffali, ma andavo davvero di fretta. La fretta a volte è cattiva consigliera, Bronwyn, e non dimenticare che la sicurezza è sempre la priorità. Lo so, Sam. Per fortuna stanno tutti bene. Sì, infatti. Oh, grazie, zio Sam. Gradite uno snack di fuoco? Oh, molto volentieri. Non li ho assaggiati prima. Delizioso. Oh, è molto buono. Acqua, Sam? Oh, grazie, Malcolm. Oh, siamo un gran bel team. Puoi dirlo forte, Sam. Lo siamo davvero. James! Sara! Dai, venite! Sapevo che non eri capace! Ci sarei riuscito se avessi avuto più tempo! Ci siamo, Penny! Ora dacci dentro! Ricevuto, Pen! Grazie, Penny! Nessun problema, Mike! E sta attento a quelle onde! Tranquilla, lo farò! Ah, un posticino tutto per noi! Possiamo finalmente rilassarci! Oh no! Non ci posso credere! Guarda, un incendio! Ah, qui non ho segnale! Nemmeno io! Dobbiamo mettere al sicuro i cadetti! Ma come faremo a trovarli? Senti! Da questa parte. Ottimo lavoro, Ben. Lo stesso vale per te. Speriamo che sia una giornata più tranquilla d'ora in poi. Ecco fatto. Che succede? Finito! Ho vinto! Ma i
scioli non sono stati inseriti correttamente! Capitano Steel, c'è un incendio sull'isola! Un incendio? Cridlington, tieni i cadetti in salvo! Noi andremo a prendere le barche! Non si può, signore! L'incendio blocca la strada! Questo significa che non possiamo lasciare l'isola! Temo di no, Elvis, e i telefoni non hanno segnale! Seguitemi! C'è soltanto una direzione in cui andare! Spero che a Pontypandy abbiano avvistato l'incendio! Non sembra un buon segno. Troppo fumo per un fuoco da accampamento. Meglio chiamare il pompiere Penny. C'è un incendio sull'isola di Pontypandy. C'è un incendio sull'isola di Pontypandy. Tom, ci servirà il Wallaby 2. Siamo circondati dalle fiamme, Sam. Se soltanto avessi con me la mia attrezzatura. Serve una mano, Sam! Ah, grazie, Penny! Ora mettiamoci al lavoro! Un cartellone in fiamme ha incendiato un'autocisterna del carburante sul molo di Pontypandy. Presto, evacuate la zona immediatamente. Malcolm, aiutami ad attivare il secondo cannone ad acqua di Titan. Beh, non sono un pompiere addestrato, Sam. Lo so, ma dobbiamo sbrigarci. La sicurezza di Pontypandy è a rischio. E muoviamoci! Ben, portaci a distanza di sicurezza. Ok, Malcolm, tienilo fermo, mira e spara. Penny, non riusciamo a raggiungere le fiamme sull'altro lato del camion, perciò proveremo a raffreddarlo fino al vostro arrivo. Siamo quasi arrivati, Sam! Dobbiamo domare le fiamme con la schiuma, Elvis! Ricevuto, Penny! E ora spegniamo anche queste fiamme più piccole! L'incendio è spento, Sam! E l'autocisterna si è raffreddata! Non c'è più alcun pericolo che esploda adesso! Grazie, Malcolm. Se volessi mai lasciare le forze di polizia, saresti un eccellente vigile del fuoco. Grazie, Sam. Ma penso che lascerò il lavoro di pompiere a voi, ragazzi. Quel cartellone impazzito ha qualcosa a che fare con voi due per caso? Sì, eccetto la parte dell'impazzito. Oh, mi dispiace. Ero geloso del fatto che lo spettacolare cartellone di Mike avrebbe attirato più persone al suo show. È scoppiato un incendio al fiume di Pontypandy. Si sta espandendo sul prato e verso gli alberi. È scoppiato un incendio al fiume di Pontypandy. Si sta espandendo sul prato e verso gli alberi.
I pionieri si trovano al fiume. Dobbiamo raggiungerli in fretta. Tagliamo attraverso la foresta. Ricevuto, Sam. State indietro e non muovetevi. L'incendio si è spinto in entrambe le direzioni. Arnold, Ellie, spegnete le fiamme sull'erba. Elvis, Penny e io ci occuperemo degli alberi. Muoviamoci! Pronti? Pronti! Non riusciamo a estinguerlo, Sam! Oh, le fiamme raggiungeranno la zattera! Penny, prendi Venus e spegni il fuoco dall'altro lato. Ricevuto, Sam! Gli alberi sono spenti. E l'incendio sul prato è estinto. Urrà! Forse adesso potremo provare a navigare quel fiume. Oh. A quanto pare è questo la causa dell'incendio. Oh, è stata colpa mia, zio Sam. Ho usato il caricatore rotto di papà per caricare il tablet. James... Questo caricatore aveva dei fili difettosi che hanno acceso le fiamme. Devi assicurarti che tutti i cavi elettrici siano sicuri prima di utilizzarli. Sono davvero molto dispiaciuto, zio Sam. James, dovete ancora completare la vostra prova. La zattera deve navigare fino a raggiungere il ponte. Sì! Che il viaggio inizi! Congratulazioni! Il premio per la costruzione di una zattera è vostro! Urrà! Un razzo di segnalazione è stato avvistato da un panino... nello spazio. Si richiede l'avvio immediato di una missione di ricerca e soccorso. Credevo di averle sentite tutte ormai. Deve essere Tom! Insieme alla sua volpe ferita! Allora, Malcolm, cos'è successo? Dunque, le immagini sul computer dei ragazzi ci indicano di cercare a est del monte Pontypandy. Ma dobbiamo sbrigarci, presto farà buio. Ho capito. Arnold, tu lancerai Saturn, sarà il nostro occhio nel cielo. Gli altri si divideranno e perlustreranno la zona. Ricevuto, Sam! Lizzie, tu verrai insieme a me. D'accordo, Penny. E ora andiamo a cercare Tom. Io sono al fiume. Nessuna traccia di Tom qui. Qualche novità, Penny? Siamo sul crinale. Ancora nulla. Malcolm, hai avuto fortuna. Negativo, non c'è nulla qui. Ma continuo a cercare. Ehi, bello. Ho acceso un bel fuoco per tenerci al caldo. Tu cerca solo di tenere duro. Sam non mi ha mai deluso finora. Un attimo. Che cos'è? Sam, Saturn ha trovato qualcosa ed è vicino alla tua posizione. Ti ci porto io. Ricevuto, Arnold.
riconosco quel suono. È Saturn! Ehi, sono qua giù! Eh? Sam! Oh, sono felice di vederti, amico mio! Lo stesso vale per me, Tom. Come sta il paziente? Oh, lui sta bene. Ma starà molto meglio quando Lizzie sarà qui. Ah, ed eccola arrivata! Ciao, piccolino! Oh, sembra che ti serva un po' d'aiuto. Come sapevate dove eravamo? In realtà dobbiamo tutto a un panino dello spazio. Un cosa come che? Il sottomarino di Anna e Joe ha esaurito l'energia e ora sono dispersi in mare. Il sottomarino di Anna e Joe ha esaurito l'energia, sono dispersi in mare. Dobbiamo avviare una missione di ricerca e soccorso. Partiamo subito, signore. Sistemi di galleggiamento d'emergenza. Attivazione. Ecco fatto, Anna. Vogliamo aspettare di fuori? Un momento. Guarda, la tartaruga. Ha un pezzo di plastica incastrato a una pinna. Papà, dobbiamo aiutarla. Ben, le tue coordinate? Sono a est dell'isola di Ponti Pandi, ma nessuna traccia di loro, Sam. Penny ha avvistato qualcosa a nord. Negativo, Ben. Niente finora. Sei sicura che non vuoi che lo faccia io, Anna? No, papà. Sai che io nuoto molto meglio rispetto a te. E non voglio perdermi l'incontro con questa tartaruga. Ciao, piccola! Vieni qui. Oh, sei un animaletto così carino. Fermati, levo questa plastica. Fatto. Non c'è di che, piccola. La tartaruga è salva! Adesso però dobbiamo salvare anche noi. Ecco la soluzione! Quello era un razzo, qualche chilometro a sud dell'isola di Ponti Pandi. Stiamo arrivando, Tom. Siamo qua giù! Li ho trovati, Sam. Segui la mia posizione. State bene voi due? Stiamo benissimo! Grazie, pompiere Sam! Ho appena visto la tartaruga! E le ha anche tolto un pezzo di plastica di dosso! Ottimo lavoro, Anna! È a questo che serve la squadra Oceano Pulito! Ora vi facciamo salire a bordo di Neptune. Poi Titan rimorchierà il vostro Submaster fino a Ponti Pandi. Chissà cosa gli è preso a Derek! Norman! Che cosa hai combinato? Oh, non preoccuparti. Gli dirò che non è veramente vero. Questo è esattamente l'aspetto che avrebbe avuto un uovo di dinosauro. Cos'è stato? Credo fosse Derek che veniva portato in volo da un pterodattilo. Oh cielo! Aiuto! Credo sia meglio chiamare il pompiere Sam. Derek Price è stato spaventato da alcuni dinosauri, trasportato via da un pterodattilo ed è rimasto intrappolato sulla scogliera dell'isola dei dinosauri. Voglio dire, dell'isola di Ponti Pandi. 3, 2,
Attenzione, vigili del fuoco! Oh, cos'è successo ora? Derek Price è stato spaventato da alcuni dinosauri, trasportato via da uno pterodattilo ed è rimasto intrappolato sulla scogliera dell'isola dei dinosauri. Voglio dire, dell'isola di Ponti Pandi. Coraggio, squadra, all'isola di Ponti Pandi! Dirigiti ai piedi della scogliera, Ben. Noi andremo in Cina. Ricevuto, Sam! Resta fermo, Derek! Ci stiamo calando giù! Derek, presto ti porteremo in salvo. Sei pronto, Derek? Prossima fermata, Titan. Ancora un pochino, Derek, attento. Sei in salvo adesso. Ottimo lavoro, squadra! Ci ritroviamo tutti alla spiaggia! Ricevuto, Sam! Avrei tanto voluto fare un tentativo all'esercitazione con i bersagli. Sentite, so che non mi credete, ma c'era un dinosauro che mi dava la caccia! Tutte sciocchezze, Derek, e tu questo lo sai! Movimenti lenti, Tom. Se dovesse mollare il pollo, non lo rivedremo mai più. Solo un altro pochino più vicino. Ci sono quasi... Preso! Oh, no! Torna subito qui, ladro di polli! Nipper, torna qui, bello! Non è la gita da uomini selvaggi che avevo in mente. Meglio chiamare il pompiere Sam. Rotolato lungo la collina, appiccando un incendio alla stazione ferroviaria di Ponti Pandi. Un barbecue è rotolato lungo la collina, appiccando un incendio alla stazione ferroviaria di Ponti Pandi. Andiamo, prendiamo Venus. Bravo, Radar. Adesso salta. E dentro il tunnel! Urrà! Sì, davvero ottimo lavoro, Radar! Pompiere Sam, c'è un incendio alla stazione ferroviaria! Penny e Arnold hanno bisogno di rinforzi! Ricevuto, signore, stiamo arrivando! Scusate, ragazzi, ma il dovere ci chiama! Andiamo, Radar! Elvis, l'incendio va verso la fornitura di carburante di Bessie. Devi tenere le fiamme lontane dalle bombole. Ricevuto, Sam. Arnold, spegni l'incendio sul prato. Penny, aiutami con le fiamme più grandi. Ricevuto, Sam. Sam, l'incendio si propaga ancora! Le bombole sono salve! Ottimo lavoro, Elvis! Ora aiuta Arnold a spegnere l'incendio sul prato! Ricevuto, Sam! Complimenti, squadra! Eccoci qua! Salsicce piccanti grigliate alla fiamma per tutti! E cucinate su un braciere come si deve, giusto? Oh, hanno un profumo così buono! Ecco, vi ho riportato il vostro pollo! Le fiamme sono divampate ovunque! Che cosa facciamo adesso? Guarda! Gli animali conoscono una via d'uscita dal pericolo. Dobbiamo seguirli. Alzati in piedi!
è di Mike Flood. Tieni, papà, usalo come stampella. Oh, grazie, tesoro. Oh, oh. Coraggio, ragazzi. Dobbiamo seguire gli animali. Non credo affatto che stia funzionando, Sam. Tom. Il Wallaby 2 è pronto adesso? Sì, l'ho quasi aggiustato. Sorvolerò la foresta tra un paio di minuti. Da che parte andiamo, fratellino? Io non sono sicuro. Ma come faremo a uscire di qui? Andrà tutto bene. Mettete questi fazzoletti bagnati sul naso e sulla bocca. Terranno lontano il fumo. E rimaniamo sdraiati a terra, dove l'aria è più respirabile. Se solo riuscissimo a far sapere al pompiere Sam dove siamo. Un momento. Se questo gruppo di alberi è qui e il sentiero è lì, ciò significa che queste rocce sono lungo il percorso. Magari sono abbastanza alte per avere campo. Ok, restate tutti qui. Io torno subito. Malcolm, state tutti bene? Siamo intrappolati in una radura e Mike è ferito. Ti invio la nostra posizione esatta. So dove si trova, ma ci vorrà del tempo per raggiungerlo. Giusto in tempo, Tom. Ti invio la posizione degli escursionisti intrappolati. Tieni lì alla larga dalle fiamme. Tutto chiaro, Sam. Mi metto in viaggio. Penny, c'è un cambio di piano. Ho bisogno di Venus all'area picnic il prima possibile. Ricevuto, Sam. Stiamo arrivando. Ehi, voi laggiù! Non preoccupatevi, Sam sta arrivando! Andrà tutto per il meglio, ragazzi! Arnold, ho bisogno che aiuti Elvis ed Ellie a contrastare l'incendio da qui. Penny, ora creeremo un corridoio in mezzo alla foresta infuocata per riuscire a portare tutti in salvo. Ricevuto, Sam! Così che si fa, ragazzi! Facciamo salire Mike su Venus. Noi la seguiremo tenendoci bassi. Sono i cavalli imbizzarriti! Non sta rallentando! Sam, facciamolo deviare verso la piscina all'aperto! Ricevuto, Malcolm! Mantieni la calma, James. Penny, puoi portare Phoenix alla piscina all'aperto? Abbiamo un carico pesante da sollevare. Ricevuto, Sam. Sam, se tu tieni calmo il cavallo, io posso afferrare James. Ma sì, certo. Sta tranquillo, ti prendo io. Ecco così, stai buona, Bottom d'Oro. Arrivano i soccorsi anche per te. Eccoti in salvo, vice James. Bottom d'Oro! È tutto a posto, bella. Tornerai presto sulla terraferma. Ok, squadra! Ora dobbiamo metterti addosso questo. Portala in alto, Elvis! Ricevuto, Penny! State indietro, lasciate che Lizzie si accerti che Bottom d'Oro stia bene.
Ok, Bella. Facciamo un controllo e andiamo subito a riscaldarti. Ma che cos'è tutto questo chiacchiericcio? E dov'è il mio pranzo? Muoio di fame! E che mi dite delle mie verdure? Volete o no acciuffare il criminale? È tutto a posto! Io ho già risolto il nostro caso! Ecco la fettina di ravanello sotto la panchina di Mike e del cocomero con l'impronta di un ferro di cavallo al supermercato di Dilis. Infine ho individuato il colpevole mentre mangiava delle petunie. Il colpevole è... Battandaro! I miei complimenti, vice James. Dopo un'indagine come questa, diventerai un ottimo ufficiale un giorno. Bene, Trevor, siamo all'ultima ripresa. Muoviamoci, gente, stiamo perdendo la luce! Ok, Moose, questo è il pezzo forte. Non voglio del semplice vento, voglio che scateni una tempesta con i fiocchi! Tutto chiaro, super vento in arrivo! L'acqua comincia ad incresparsi. Più vento, Moose! E ora motore e... azione! Prima Las Vegas! Per tutti i Grizzly! Spegni il ventilatore, Moose! Rallenta! Oh no! La cascata! Trevor! Devi saltare nella barca di Moose! Adesso! Cosa? Moose, ora accendi di nuovo il ventilatore! Per un soffio... Non siamo ancora fuori pericolo! Dobbiamo riuscire a scampare a quella cascata! La potenza è già al massimo! Meglio chiamare il pompiere Sam! Lascia perdere, Cridlington! Due membri della band dell'ukulele di Ponti Pandi si dirigono verso la cascata in una barca a remi azionata da un ventilatore. Due membri della band dell'ukulele di Ponti Pandi si dirigono verso la cascata in una barca a remi azionata da un ventilatore. Elvis, vieni con me su Hydrus. Penny, tu prendi Mercury. Ricevuto, Sam! Trevor! Sto arrivando più velocemente che posso! Sam, fisso la corda di sicurezza per Hydrus! Ricevuto, Penny! Vai, Sam! Io sto fermo qui. Elvis fa salire Trevor a bordo. Ricevuto, Sam! Fa un salto e raggiungici, Moose! D'accordo! Moose! Afferralo, Moose! Preso! Non temere, Moose. Ora sei in salvo. Fortuna che avevi un giubbotto di salvataggio. Mi dispiace, zio Sam. Credo di essermi fatta trascinare troppo da questo video. Aspetta, Lily non potrà ballare insieme a me se non è in grado di vedermi. Ah, non vedo più niente. Oh, scusa. Il ballo di Norman. Questo è il mio momento. Oh no, non vedo niente! Ho la torta in testa! È incastrata! È deliziosa, ma è incastrata! Beh, non è una cosa che si vede tutti i giorni. Il ballo di Norman! È uno spettacolo davvero divertente! Joe, dove sei? Non riesco a vedere niente! A quanto pare la serata è iniziata. Secondo te, quali dovrei mettere? Vado per quelli viola, allora. Oh, no! Spegni subito la macchina del fumo, Joe! L'ho appena spenta, tranquillo. C'è un incendio e le scale sono bloccate. Oh, no! Chiamiamo la squadra antincendio e soccorso!
soccorso! C'è un incendio alla trattoria del pesce intero e Bronwyn è intrappolata al piano superiore con i pantaloni da discoteca. Incendio alla trattoria del pesce intero e Bronwyn è intrappolata al piano superiore con i pantaloni da discoteca. Sam, va con Ellie su Jupiter, io vado con Elvis su Venus 2. Preoccuparti, Leone, sei al sicuro con me? Bene, vieni qui, Bronwyn, tocca a te. Dovrebbe esserci un segnale qui da qualche parte. Ricordo che cosa dice il mio manuale a proposito dei dirupi. E non sono riuscito ancora a trovare il segnale. Lassù di solito c'è segnale. Forse James è andato da quella parte. Ricevo segnale pieno adesso. Ma non c'è traccia di James. James! Credo che sia meglio chiamare la squadra del soccorso alpino. James Jones è disperso in montagna. Richiesto intervento della squadra di ricerca e soccorso. Io vado con Penny e Tom su Wallaby 2. Sam, tu seguici con l'ambulanza. Ricevuto, Ellen. Sam, ricordati della gazzosa inlandina! James! Dove sei finito? Oh, accidenti. Speriamo di trovarlo quanto prima. Il sole sta iniziando a tramontare. Aiuto! Aiuto! Sono qui sotto! Si sta facendo buio, Tom. Dobbiamo trovare James, subito! Ricevuto, Sam. Attivo immediatamente la scansione termica. Bingo! A quanto pare l'abbiamo trovato. Tieniti pronta a scendere, Ellen. Ricevuto, Tom. Non preoccuparti, James. Ti riporteremo a casa sano e salvo. Sei ferito? No. Non credo proprio. Tieniti forte, James. Adesso ti tiriamo fuori da qui. L'ho preso, Penny. Tiraci su. Ricevuto, Ellen. Rimani in posizione, Tom. Ciao, zio Sam! È arrivata mia mamma! Ora faremo anche noi il tuo gioco sporco, Mandy. Venga a lavare da noi la sua macchina, Dilys. In omaggio avrà limonata fresca. E potrai accarezzare Wally!
Scusate, ma preferisco andare a quell'autolavaggio. Che cosa? Mi dispiace, mio piccolo tesoro, ma c'è dell'orribile crema pasticcera appiccicata al cruscotto. E a quanto pare loro lavano le auto anche internamente. Immagino che sia stato tu a sporcarla con la crema, Norman. Cosa? Oh, lasciami! Lasciami subito, Wally dispettosa! Oh no, Dillis! C'è della crema pasticcera appiccicata sul retro della maglia! So, Wally! So, pecora cattiva! Sbrigati, Sara! Abbiamo un altro cliente! Sarò veloce come un fulmine! Oh, una pecora mi sta divorando! Sara! Oh. Attenta! Ti stai muovendo! Non riesco a raggiungere i pedali! Oh no! L'auto con Sara si sta muovendo! E sta andando dritta verso la spiaggia! Meglio chiamare la squadra di salvataggio. Sara Jones è intrappolata nell'auto dell'infermiera Flood. E si sta muovendo verso la spiaggia. Sara Jones è intrappolata nell'auto dell'infermiera Flood e si sta muovendo verso la spiaggia. Prendi la radiotrasmittente. Sara, riesci a sentirmi? Riesco a sentirti, zio Sam. Forte e chiaro. I soccorsi stanno arrivando, ma la marea sta salendo. E devi rimanere al sicuro finché non... Ascolta attentamente, ti dirò tutto quello che devi fare. Bene, ricevuto, zio Sam. Ok, Sara. Non appena avrai sganciato la cintura di sicurezza, abbassa il finestrino ed esci dalla macchina. Ricordati, cintura, finestrino e fuori. Ho capito, zio Sam. Cintura, finestrino e fuori. Cintura, finestrino, fuori. Bravissima, Sara. Non preoccuparti, Sara. Ti tengo io. Fantastico, Elvis.